All'Enzo Blasone finisce 1-1 tra Foligno Calcio e Cannara, con gli ospiti che ottengono il pari proprio all'ultimo tuffo. Cronaca. Per quasi mezz'ora le due squadre si affrontano a viso aperto, ma senza creare particolari pericoli. Poi al 28esimo il risultato si sblocca in favore del Foligno Calcio. È Pucci che dal vertice sinistro mette al centro per Alex Bigarelli, che da sottomisura mette dentro. Foligno Calcio 1, Cannara 0. È immediata la reazione del Cannara dopo due minuti, con Perri che da due passi impegna De Oliveira alla parata a terra. E per la prima parte basta così. Grazie al contributo delle immagini filmate e montate da Giorgio Polli, passiamo alle fasi salienti della seconda frazione, che si apre con il Cannara in avanti e va alla conclusione dopo soli 30 secondi con una diagonale di Bocci con palla di poco fuori. Al 31esimo ancora Falchi in avanti con Pucci che mette radente al centro per la corrente Brunetti, che conclude la difesa libera. Ancora Pucci in evidenza al 36esimo con una bella azione e conclude con Ubirti che gli nega la gioia del gol. Minuti finali con il Cannara che attacca a testa bassa alla ricerca del pari e dal terzo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro ottiene il calcio di rigore per un atterramento di Illunga Cardoso in area. Dal dischetto si presenta Frustini che coglie il pareggio. È tutto dal Basone, ribadisco il finale. Foligno 1, Cannara 1, Sandro Della Vedova, linea allo studio. Oggi sono sincero, è la prima volta che sono senza parole per il semplice fatto che la vittoria era a un passo, meritata al di là delle difficoltà della partita, ma lo si sapeva, il peso era la posta in palio era alta, quindi quando tante volte non riesci a chiudere la partita, poi prendere il rigore al 94esimo, tanto dura, tanto da mandare giù, ecco, il boccone non è facile. Ma per la classifica sinceramente vale poco, nel senso che noi la dobbiamo muovere con i tre punti. Per il morale sicuramente sì, perché i ragazzi si sono impegnati il secondo tempo nel provare a riprendere la partita, poi l'episodio ci ha dato la possibilità di recuperarla. Però cioè, sinceramente insomma, il primo tempo abbiamo fatto abbastanza male, abbiamo concesso il gol e non solo. Risultato credo che forse penalizza dal punto di vista dell'occasione sicuramente il Foligno, però noi abbiamo avuto il merito insomma, di averci creduto fino all'ultimo minuto.